Grazie per essere venuta, Paz. Ecco, io ti volevo dire una cosa, sai... Cosa? Aspetta, Martin, se per quello che... insomma, se Clara ti ha detto che tra me e Jonathan... No, 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 non c'entra niente, no. Ti volevo solo dire che... Che cosa? Insomma, che l'altro giorno ti ho detto un sacco di stupidaggini. Perché in realtà... mi sta capitando una cosa molto importante nei tuoi confronti. Ero sicura di trovarti qui. Adesso tu vieni subito lasciami via con me. Lasciami stare, perché ti impicci sempre di quello che faccio? Ma non ti rendi conto che quel ragazzino ti prende in giro? Guardalo. No, no, non lo sto prendendo in giro. Stai io. Stai zitto tu, stupido. Non ti avvicinare mai più a mia sorella. Non ti permetto di farle la stessa cosa che tuo fratello ha fatto a me. Perché mi trovi la mia vita? Credi di essere la mamma? No, ma le racconto tutto se non vieni subito con me. Martin! Vado io. Ciao, Ciao, Catherine, come va? Che fai qui? Come stai? Visto che tu non vieni da me, vengo a cercarti io. No, avevo un sacco di lavoro arretrato e ho appena finito. Ti va di andare a prendere un caffè? Sì, certo, volentieri. Avete visto? È venuto a cercarlo lei. E allora, qual è il problema? La sto baciando e non mi ha neanche detto niente della lettera, proprio un... Quale lettera, Maya? La lettera che ho scritto a Mattias. Ma sei diventata matta? Lascia perdere con questa storia o finirei per soffrire. Guardati in giro, dimenticalo. Non posso. Sarà peggio per te. Voglio vedere se la bacia come ha fatto con me. Cosa? Ti sei lasciata baciare da Mattias? Ciao. Senti, allora aspetta, mi rispondi, Nicola, sì o no, hai avuto una storia con Mattias? Non gridare, ti sentiranno tutti, sei hai diventato matto. Hai sentito chi ha detto questa cretina? Ha avuto una storia con Mattias e tu non la dici niente. Stai zitto, passa la voce. Lo sapevi già, vero? Già lo sapevi, lo hai detto a Franco e non l'hai detto a me. Che succede, Nicolas? Perché strilli tanto? Allora perché strillavi tanto? Dai, Nicolas, non dire niente. Non ho tutto il giorno, qualcuno mi vuole rispondere. Sì, ecco, è successo che... No, aspetti, glielo spiego io, signor Federico. È nata questa discussione perché... Già, perché? Ah, sì, adesso me lo ricordo. Ecco, i ragazzi chiedevano... Cosa compriamo, caramelle fondenti o lecca lecca la fragola? Una discussione infantile, sì. Questo è vero, ma sempre una discussione. Non pensate di essere un po' cresciutelli per discutere di caramelle e le calette? No, signor Federico, che cosa dice? Le caramelle non erano per noi, ma per i piccoli. Ed è proprio questo il problema. Quale tipo non fa venire le carie? E ci sono caramelle che le fanno venire e altre no. Lei quale preferiva da piccolo? Non ne mangiavo. Ehi, si non mangiavo tardi, caramelle, andiamo. Adesso capisco molte cose. Ciao. Dove andate? Ehi, Clara, che faccia? Che coincidenza, sono nati tutti lo stesso giorno. No, 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 è di nata. E di poi nata. È così abbattuta per via della storia con Mattias. Ma vogliamo andare, che è tardi. Ciao, Federico, ciao. Ci vediamo. Quei ragazzi devono pensare che sono stupido. Il compleanno di Nata, ma non fatemi ridere, per favore. Che carina questa strada, non la conoscevo. Sai come si chiama? No. Il passaggio dei... Baci. Ah, quanto è romantico. Dobbiamo fare onore al nome, non pensi? Sofia, ci puoi fare due caffè, per favore? Sì. Grazie. Che ti succede, sei così strano? È per Sofia, ci stava guardando e mi sono sentito un po' in imbarazzo. Tutto qui. Quanto sei diventato serio ultimamente. Mm-hmm. E per giunta poco carino. Perché non mi hai portato in un posto dove non ci conosce nessuno? Sì, è vero. Mi sbaglio o quella ragazza ti ha guardato male? Quella ragazza ha avuto una storia con me. Una storia insignificante. Forse è per quello, immagino. È una ragazzina. Da quando ti piacciono le ragazzine? Senti, Cacio, ti devo chiedere un favore. È meglio che tu vada via, capito? Ma perché devo andare via proprio adesso? Mia no, regina, abbiamo può. Appena cominciato. C'è quella vecchia rimbambita che gira per la casa ed è meglio che non ti veda, tesoro mio. Sta a sentire, mia bella zucchina. Perché non la chiudiamo in cucina? Ehi, mi è uscita una rima. Oh, che bello! Questo cafone sta ancora qui? Ah, signora, non mi dica così. Lei mi offende. Te lo dico per l'ultima volta. Rispetta la memoria del mio defunto figlio. Io rispetto la sua memoria. Prego per lui tutte le sere e gli accendo anche una candela. Salve. È successo qualcosa? Qui accade di tutto. In questa casa sono tutti impazziti. Io capisco che con la gravidanza di Delfina tu hai la testa da un'altra parte, ma a proposito, Federico, non potevate stare un po' più attenti? I ragazzi sono grandi, Nilda. E a volte i grandi si comportano come ragazzini. Ah, un'altra cosa. Ho conosciuto il ginecologo di Delfina. Non mi piace proprio per niente. Che strano. Perché dici così?
Perché so che era il miglior amico di sua figlia. Certo, sì. Cosa dici? Io conosco personalmente tutti gli amici di mio figlio. E quel pagliaccio di Ponciano. Ponsela. Ponsela, lui lo chiamava sempre Ponselita, ricorda? Quel Ponselita non l'ho mai visto in vita mia. Ragazzi, è arrivato il signor Domenico e adesso ci dirà che cosa ne pensa della bella. Silenzio, basta con questa confusione. Ragazzi, voi avete capito che non ho molta esperienza in queste cose. E di conseguenza mi posso anche tromper, sbagliare. Ma io credo che il vostro gruppo sarà il successo dell'anno! Oh, un attimo! Ma non dell'anno, del secolo! Floriscente la sua band per me è il complesso del futuro! Merveilleux! Aspetti, significa che canteremo di nuovo alla radio! No, padu tu, no, alla radio mai più! Mai perché? Più. Perché? Perché vi voglio fare una proposta. Che genere di proposta? Di che si tratta? Beh, je voyage molto, in tutto il mondo. E ho parlato con un mio amico di Madrid. Gli ho detto di voi e vi sta aspettando a braccia aperte. Scusi, non può essere più chiaro, che significa? Vi farà un contratto. Vi farà un contratto per esibirvi in un hotel a 5 stelle. No, una paga molto buona in euro, vitti all'occhio. Questo mi sembra anche troppo. In fondo noi siamo solo... Ma è un'occasione splendida, non potete rifiutare. È un contratto rinnovabile ogni 3 mesi e per giunta questo hotel è un vero trampolino di lancio perché lì si incontrano le plus importanti discografici del mondo. Che meraviglia! Ehi, Franco, ma che ti succede? Ne pas content? Mi voglio ammazzare, ecco che Infatti, mi succede. Anche se Federico lo viene a sapere, ci fa la pelle. Non vuole sentire parlare di band, non gli piace la musica. E se scopre che io e suoi fratelli facciamo parte di un gruppo, ci spella vivi, capisce? Oh là là, così. Non ci posso Lei credere. Lei non conosce Federico, quando dice una cosa è quella. E noi siamo minorenni, non ci lascerà mai partire. Tranquilli, ci penso io a vostro fratello, no, gli spiego no, tutto. No, se lo tolga dalla testa, no? No. Beh, se le cose stanno così, non so cosa dire. Parlatene tra voi e fatemi sapere. Stasera prendo l'aereo. Perciò, se decidete qualcosa, chiamatemi al cellulare. Va bene. Grazie. Ragazzi, spero che non ci roviniate questa occasione. Non scappare, lurido topo di fogna! Siedi qui, tesoro. Malala. Sì? Ti dispiace spiegarmi perché Nilda non conosce Ponsera? Ma che bisogno c'è di farla tanto lunga? Mi hai tolto le parole di bocca. Che bisogno c'è di farla tanto lunga? Lo trovo assurdo. Alberto e Ponsela erano grandi amici negli ultimi anni di vita di Alberto. Malala, mi avevi detto che loro due erano amici da sempre. Sì, certo, perché erano amici fin da quando andavano all'asilo. Erano inseparabili, due fratelli siamesi. Scusami, Malala, ma non ricordo nessuno con questo cognome all'asilo. Ma è logico, Nilda. Mica può avere un elenco dei cognomi dei compagnucci dell'asilo di Alberto di 60 anni fa. No, di certo. Ma è logico, chi lo pretende? Bene, la famiglia di Ponsela si è trasferita all'estero, come tante altre famiglie. Poi sono tornati qui e si sono incontrati giocando a golf. E si sarebbero riconosciuti dopo tutti quegli anni? No, non si sono riconosciuti. È saltato fuori per caso, chiacchierando, e allora hanno detto: oh, che bello, quanto è piccolo il mondo. Federico, ascolta, ho risposto all'interrogatorio in modo soddisfacente? Sì, no, scusami, io non dubitavo della tua parola. Invece lei, sì. Vi prego di scusarmi, ma adesso... Sì. Vado piuttosto di fretta. E lei? Lei non va di fretta, cavaliere? Sta dicendo a te, cretino. Ma ci stiamo divertendo un mondo con Dominique, perché? No, non è una decisione che posso prendere adesso, ne parliamo Federico, dopo. Tuo padre verrà a prenderla e noi non vogliamo. Ma andiamo, che ci fa tutta sola in un grande albergo? Con chi Poverina, gioca? Poverina, adesso puoi rilassarla con noi. Ho detto di no! Sei proprio senza cuore, no. Allora. Cattivo, è proprio cattivo tuo fratello, è un orco. Guarda che ti ho sentito, Roberta. Bonjour. Come va? Sono venuto a prendere Dominique. No. Senta, Fove, stavo pensando, perché non lascia che Dominique stia ancora qualche giorno con noi fino al suo ritorno? Lasciarla qui? No, se tan possibile. Lei vuole venire con me, no? Chi te l'ha detto? Le assicuro che per noi sarebbe un grande piacere. Sì. Averla qui. Sì, la lasci con noi, signor Fiove, per favore. Sia buono, Fiove.